Da sempre questa casa ha nutrito i suoi abitanti con sapori e saperi legati al rispetto per la terra e i suoi prodotti. Margot, nel tardo pomeriggio, adora sminuzzare il finocchio per cucinare un decotto che le concilia il sonno. Lui, per riuscire ad attirare la sua attenzione, riporta alla luce metodi praticati in gioventù, durante i campi scout. Margot non ha mai partecipato a un campo scout. Solo l'idea le procurava forti mal di pancia e il pensiero di fare colazione inzuppando il pane nel latte le causava gonfiori psicosomatici. Perché il lievito gonfia? Ci sono due tipi di lievito. Entrambi gonfiano l'impasto producendo CO2, cioè anidride carbonica. Il lievito di birra è composto da microscopici esseri che, se trovano temperatura, umidità ideali e cibo, cioè zucchero, producono CO2. Il lievito chimico è composto da una sostanza basica, bicarbonato di sodio, e una acida che, sciolte in acqua, reagiscono rapidamente producendo anidride carbonica. Margot non ama sfornare torte, ma ha un grande talento nello svelare i segreti della lievitazione. Utilizza 3 bottiglie. Nelle prime 2 versa lievito di birra e acqua calda e solo nella seconda un paio di cucchiai di zucchero. Chiude entrambe le bottiglie con un palloncino. Nella terza bottiglia versa dell'aceto, sostanza acida, e all'interno del palloncino che utilizza come tappo mette 2 cucchiai di bicarbonato di sodio. Margot è pronta a svelarci che i microscopici esseri che compongono il lievito producono CO2 solo se trovano cibo di cui nutrirsi. Ecco, non appena il bicarbonato entra in contatto con l'aceto, si forma una grande schiuma che genera CO2, che gonfia immediatamente il palloncino rosso. Anche nella bottiglia numero 2 si genera CO2, ma molto più lentamente. Qui i nostri microscopici esserini che formano il lievito hanno trovato l'ambiente giusto e il cibo. Nella prima bottiglia, invece, hanno trovato solo acqua, niente zucchero di cui nutrirsi, e così niente CO2. Avete capito? Margot alle volte pensa a quanto si sarebbe divertita se in giovane età avesse partecipato a qualche campo estivo. E siamo a 18. L'ossessione raddoppia!